Ciao a tutti, sto andando a ritirare un bancale, avete capito molto bene, un bancale di prodotti che mi sono aggiudicato ad un'asta di Wish. Sì, perché ogni tanto Wish fa questa cosa, ovvero fa un'asta dove mette un bancale di prodotti che non sono mai stati ritirati, prezzo simbolico che viene assegnato all'offerta, mano a mano ci si va a contrattare sul discorso del prezzo. A un certo punto si arriva al termine, quindi ci si aggiudica quest'asta e in questo bancale ci sono un'infinità di prodotti, ma davvero un'infinità di prodotti. Ovviamente non si sa cosa c'è nel bancale, sono un pochettino delle mystery box, tanto per intenderci. Sono tutti chiusi, confezionati, sono ovviamente cancellati i biglietti dove ci sono i riferimenti dei QR code di chi sono i clienti, a cui non sono mai stati a questo punto o recapitati o non hanno mai ritirato i prodotti nei negozi a cui se li sono fatti spedire, e quindi il negozio poi ha restituito il prodotto a Wish. Wish ovviamente non ha nessun interesse di rifare il viaggio al contrario per riportarsi il prodotto in Cina, quindi vengono stoccati in un magazzino vicino a Cinisello Balsamo e da lì poi vengono praticamente ridistribuiti con questo sistema di aste. Sto andando a ritirarla perché purtroppo, ecco, questa è una cosa negativa, non li spediscono, se si viene aggiudicata il prodotto dell'asta bisogna andare poi a ritirarle, ma non è un problema, ero già in quelle zone per altre cose, per altri lavori, e quindi tac, ho fatto una piccola deviazione e sto andando a ritirarli. Purtroppo mi hanno già detto, non si possono fare video, non si possono fare riprese, è un magazzino, come quello che potrebbe essere un magazzino di smistamento di DHL, Bartolini o SDA, quindi non si possono fare video all'interno della struttura. Vabbè, riprenderò semplicemente il viaggio, riprenderò il pezzo di arrivo al magazzino, diciamo così, e stop, poi basta, non farò nient'altro, se non poi l'unboxing di questo mega bancale di prodotti che andrò a ritirarmi, che devo capire anche come fare a metterlo in macchina, perché il bancale in macchina non mi ci sta, mi sa che dovrò tagliare la pellicola che c'è attorno e mettermi i prodotti sicuri dentro in auto. Vabbè, ci vediamo tra un pochino con il viaggio con i prodotti. Bene, ora andiamo ad aprire piano piano tutti questi pacchetti per cercare di capire in questo bancarone che ho praticamente vinto all'asta che cosa c'era all'interno. Cominceremo ad aprire, penso, così, a caso. Prendiamo il taglierino che sarà rimasto sepolto qui sotto da qualche parte. Eccolo qui. Prendiamo pacchi a caso e cominciamo ad aprire. Io adesso mi metto qua in mezzo perché sennò... No, mamma mia, quanti sono, ragazzi. Mamma. Ok, partiamo da qua. Allora, cominciamo da questi. Piccolino, suono strano. Vediamo. Vediamo cosa c'è qui. Va bene, ok. Unghie. Unghie finte. Credo che le darò a mia moglie e a mia figlia. Poi, più piccolino, vediamo questo quasi inesistente, praticamente impalpabile quasi, un altro pacchettino dentro, un altro pacchettino. Vediamo. Ok, due orecchini simpatici, in forma di triangolo con una specie di ventaglietto sopra. Ok? Questo via, poi qui un'altra cosa piccolina, vediamo cosa c'è qui all'interno, qualcosa per le ciglia, credo, qualcosa per le ciglia, anche questo qua, vediamo quest'altro, andiamo avanti con questi, altro oggetto morbidoso, vediamo che cos'è, sono più di uno, in questo caso sono più di uno. Guanti, questi sono guanti, fashion gloves,
Okay, questi sono quanti? Allora, un paio blu e un paio fucsia senza dita, quindi sono guanti senza le dita. Ok, non c'è nient'altro, via anche questo. Prendiamo questi altri pacchetti. Ragazzi, di cose ce ne sono tantine, però per il momento, oh, questo so cos'è, perché l'avevo visti. Sì, questi so cosa sono. Allora, questi sono degli attrezzi che servono per smontare paraurti dell'auto, oppure avete presente all'interno il cruscotto, tutti i vari pezzi che ci sono di plastica per che ne so, far passare cavi, fili, i laterali, i bordi laterali. Questo è un attrezzo, sono degli attrezzi di quel tipo per fare quel lavoro. Collanina con catenina. Non lo so, cercherò di capire cosa sono questi, ma non si capisce assolutamente cosa possono essere, ovviamente non ci sono spiegazioni. Un mandrino. Questo è un mandrino per trapano, piccolo, quindi potrebbe essere per un trapano portatile, probabilmente. Scarpe. Scarpe e scarpe da donna, da quello che vedo, col tacco. Va bene, vediamole. Vediamo queste scarpe meravigliose di Wish. Ok, sì, sono delle décolleté con tacco completamente trasparenti. Cioè, completamente trasparenti, è gomma. Ok, che numero sono tra l'altro? 37, quindi classico numero proprio da donna. Vabbè, ok, mettiamolo via. Scotch 3M, va bene. Palline colorate magnetiche, la loro utilità la ignoro. Mega luci di Natale, enormi, pacco enorme di luci di Natale. Vediamo questo. Altre scarpe, scarpine, scarpette. Bastoncini LED con tanto di presa e filo. Questo potrebbe essere una cosa interessante da mettere magari sotto qualche pensile o dentro qualche mobile. Sì, altre di coltivo, queste sono enormi. Oh, una cosa che potrebbe tornare utile, una borraccia, piccola ma una borraccia. Ho il dubbio che siano tre borracce. Un'altra borraccia. Ok, tanto più grossa. Borraccia più grossa. Tre borracce, sì, su quelle tipo sportive. Ok, queste potrebbero essere interessanti. Un vestito. Pantaloni, ok. Pantaloni sintetico 100% original con raffigurato un albero, un alberello, sì. Quindi probabilmente questa è la sua maglietta di corrispondenza. No, ma che tutta coppia prendeva? Sono un altro pantalone. Esatto, sono due pantaloni, entrambi con questo
disegno sopra. Ok, cosa sono questi? Braccialetti, yeah, il trionfo del braccialetto, terribile, tutte perline e luccicante strass. Sacchetti, sì, dovrebbe essere un altro sacchetto contenitore, vediamo, per, ah no, una federa, è una federa per un cuscino, una felpa, ragazzi, è una felpa, ma è peggio ancora che sintetica. Mamma mia, ti faccio scintille solo per farla. Nastro adesivo. Serve sempre il nastro adesivo, eh. Interessante. Qui c'è un altro che toccando sarà come l'altro. Quindi saranno la stessa cosa, ma quelle più lunghe. Esatto. Ah no, manco una. Due. Fantastico, questo ne possiamo anche vendere. Adattatore con spruzzo per lavandino, quindi una valvola da mettere sotto al lavandino. Vestito, questo è un vestito. Interessante. Questo è un vestito da, penso, carnevale. Secondo vestito da carnevale. Così sembrerebbe una tuta, un tutino, un vestitino. Sono uguali queste due, una nera che è già aperta. È un vestito. Oh yes. In questo sarà fatto la scorta dei vestiti, perché altro vestito anche questo. Una pochette con degli sticker colorati. Ok, e questo è quanto. C'è qualcosa di interessante, qualcosa di meno interessante, qualcosa che servirà e farà felice sicuramente mia figlia. Non penso che quelle cose che abbiamo visto potrebbero far felice mia moglie, perché comunque, ripeto, sono cose abbastanza così, però sicuramente, dai, per il prezzo del pallet che mi sono aggiudicato all'asta, di roba ce n'è davvero davvero tanta qui dentro. Allora, grazie per essere stati qui con me in questo ultra unboxing di 100.000 prodotti tutti made in Wish, e vi ricordo come sempre, se non l'avete ancora fatto, di mettere qui sotto mi piace, di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per non perdere tutti i video che arriveranno sul canale. Di questi non credo altri. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Che fatica, ragazzi.